recovery ci sono poche risorse per la sanità. Lo ha detto anche il ministro della sanità, perché a un certo punto ha detto che non erano sufficienti. I 9 miliardi. Poi qualcuno, diciamo, che è in vena di fare ironia, ci ha detto no, ma sono 15 miliardi perché 6 miliardi sono destinati all'efficientamento energetico. Allora, siccome le informazioni che noi abbiamo sono quelle che ci sono difficoltà in alcuni territori, per esempio per quanto riguarda i posti in emergenza, ci sono difficoltà per quanto riguarda i posti letto in area medica, ci sono difficoltà nella medicina di territorio, la prevenzione è quasi completamente abbandonata perché i medici sono concentrati, le strutture sanitarie sono concentrate sull'emergenza Covid, ma purtroppo le persone continuano ad ammalarsi anche per altro e dovrebbero avere una sanità efficiente. E allora, se ci si dice 9 miliardi per la sanità, 6 miliardi per l'efficientamento energetico, io rispondo in modo chiaro, ma se una persona ha bisogno di fare ricorso a cure mediche, chiama un pannello fotovoltaico, chiama una paleolica per risolvere il problema, o deve trovare nel sistema sanitario la soluzione? Se deve trovare nel sistema sanitario la soluzione, mi chiedo per quale motivo non utilizzare i 37 miliardi del MES, che hanno minori condizionalità rispetto alle risorse del recovery, perché gli approcci ideologici, quando si fa i conti con la realtà e si guarda in faccia la sofferenza delle persone, non reggono.